Buonasera a tutti. In questo mio intervento, che vuole essere una breve e devo dire molto sintetica visita al Palazzo Ducale di Mantova, che dopo il Vaticano può essere considerato per superficie coperta la più grande regia rinascimentale d'Europa. Un palazzo che qui vedete raffigurato in un disegno del 1859, che rappresenta il piano nobile di questo grande complesso. E il nostro viaggio si svolgerà appunto fra Cortevecchia, vale a dire la porzione che vedete indicata con questo colore rosato a destra, e le stanze di Castello e quelle poi di Cortenuova che vedete invece in alto sulla sinistra. Come ben capite, è una piccola parte del palazzo, quella che in realtà comprende gli appartamenti principali, quelli svolti nel complesso medievale dell'edificio che affaccia su Piazza Sordello. Edifici costruiti nel corso appunto alla fine del XIII secolo dai Bonacolsi, acquisiti dai Gonzaga dopo la presa del potere nel 1328, e la porzione prettamente gonzaghesca, cioè quella che si costruisce e viene costruita dai Gonzaga ex novo. E il nostro viaggio occuperà di fatto un secolo della storia di questo palazzo, dalla metà del 400 alla metà del 500, vale a dire dal governo del marchese Ludovico II Gonzaga al governo del duca Federico II Gonzaga, con le prefetture o comunque la sovrintendenza alle fabbriche di due personaggi che ho scelto come alfa e omega di questo nostro viaggio, vale a dire Luca Fancelli e Giulio Romano. Per poter parlare del palazzo occorre un attimo calarci nell'atmosfera della Mantova del tempo e quindi utilizzare questa mappa che è conservata presso l'Archivio di Stato di Venezia, che mostra, fra le altre cose, una mappa territoriale, mostra anche la città di Mantova, una città di Mantova stilizzata, una città di Mantova che appare circondata dai laghi e con un tracciato urbano apparentemente solo abbozzato, ma in realtà delineato in quelle che sono le linee fondamentali, gli elementi fondamentali, ossia il centro del potere comunale o ex potere comunale al centro, con una serie di strade che si dipartono dalle piazze del mercato della città, e la cittadella del potere che vedete segnata in rosso, vale a dire il Palazzo Ducale, con le fabbriche medievali del Palazzo del Capitano e della Magna Domus Bonacolsiane, acquisite dai Gonzaga nel 1328 e divenute sede del loro governo. E accanto, poco distante, il castello di San Giorgio, che è posto a presidio dell'ingresso di Mantova, appunto difende quella strada che un tempo consentiva l'accesso alla città passando proprio tra il castello e Cortevecchia, quindi a sud del castello e non a nord come avviene oggi. Qui vedete una carta invece ben più recente, del 1897, stesa da Stefano Davari, che mostra la città, di fatto dopo la metà del 300, con la porzione del Palazzo Ducale, del quartiere dell'Aquila che comprende il Palazzo Ducale e tutte le case dei funzionari che in qualche modo erano al servizio dei Gonzaghi e anche altre proprietà che i Gonzaga posseggono fuori quello che è il nucleo, il sedime storico del palazzo. Quindi un corno, il corno nord-orientale per l'esattezza della città di Mantova, grosso modo corrispondente a quello che nel passato era la Civitas Vetus di Mantova. Quindi una vera e propria città nella città, una cittadella del potere con delle porte che ricalcano gli accessi dell'antica città romana o tardo-romana. Vi dicevo, non mi soffermerò sulle fabbriche bonacolsiane, ma cominceremo subito dal castello di San Giorgio. Questo edificio è realizzato a partire dal 1390-1395 per volontà del capitano Francesco I Gonzaga, nell'ambito di una guerra sanguinosissima e molto lunga che si protrasse per quasi 50 anni, combattuta fra i Gonzaga e i Visconti, alleati anche degli Scaligeri, nel tentativo appunto di scalzare i Gonzaga da Mantova. Il castello costituiva nell'ottica di Francesco I l'ultimo baluardo, la roccaforte nella quale rinchiudersi nel caso di un attacco diretto alla città, un attacco che mai si verificò, per cui questo
edificio realizzato da Bartolino da Novara, lo stesso architetto che aveva realizzato un decennio prima, aveva cominciato un decennio prima Castello Estense, quindi il castello di Ferrara, mai verrà utilizzato durante una guerra e diventerà in qualche modo la residenza dei Gonzaga, ossia l'edificio in cui concentrarono gran parte dei propri sforzi anche di adeguamento di quella che era una struttura militare adeguata a quelle che erano le esigenze poi residenziali, sempre in corso di cambiamento nel tempo. Vedete anche indicate in rosa le tracce di quelle che sono state probabilmente delle difese aggiunte. Anzi, coeve alla costruzione del castello, ma esterne al castello, quindi il revellino alla controtorre di San Giorgio, un revellino letteralmente scomparso, ma sul quale probabilmente Giulio Romano edificò e utilizzò come fondamento per la paleologa eretta nel 1531. E qui vedete la rocchetta di San Nicolò, oggi inglobata all'interno delle fabbriche di Corte Nuova, ed un tempo la porta costituiva la porta alla città con il suo ponte levatoio carraio e il ponte levatoio pedonale. Qui vedete sempre il castello, in un dettaglio di questa pianta del nobile Real Palazzo di Mantova, redatta da Luigi Marini nel 1859. Si tratta del piano nobile e del castello, un castello che Ludovico Gonzaga, il Gonzaga da cui noi partiremo, non voleva più abitare nel settembre del 1457. Lo dice Barbara di Brandeburgo al figlio Federico, futuro marchese di Mantova, affermando appunto il signor tuo padre per questo suo male non vuol più tornare ad alloggiare in castello. Il castello evidentemente per quella che era la salute di Ludovico non era il massimo dal punto di vista dell'ospitalità, per cui Ludovico intraprende probabilmente già nel 1457, quindi in anticipo sul 1459, un'operazione di rinnovamento generale del castello che riguarda soprattutto gli interni. Si affida proprio a Luca Fancelli e nel 59 sono registrati, è registrata nelle carte una vera e propria furia di magistri, vale a dire di maestranze che lavorano indefessamente a queste modifiche volute da Ludovico, anche in previsione della dieta che nel 1459, a partire da maggio, si terrà a Mantova alla presenza di Papa Pio II Piccolomini, per cui il Gonzaga fa conto di trasferirsi nel castello proprio in occasione di quell'evento storico. Fra coloro che lavorano oltre a Fancelli, ricordiamo anche Antonio Manetti Ciaccheri, che all'epoca impegnato comunque nella corte di Gonzaga, veniva inviato a Firenze per un certo lavorero, non meglio specificato, legato al castello. Quindi dei fiorentini che si occupano di questo manufatto, dei fiorentini che Ludovico Gonzaga aveva convocato alla propria corte in quanto aggiornati a quello che era il nuovo lessico dell'umanesimo. Il castello sorge, anzi sorge, viene trasformato secondo quelle che sono le indicazioni anche di Leon Battista Alberti, in quanto Leon Battista Alberti scrive nella De Re Edificatoria che la rocca e non la casa conviensi al tiranno, vale a dire è l'abitazione adatta appunto al tiranno, il tiranno inteso come principe assoluto e non deve essere né entro la città né di fuori, come appunto il castello di San Giorgio che sorge sul discrimine delle mura tardo-medievali e quindi non è né fuori né dentro alla città, è ai margini della città. E Alberti aggiunge che questa residenza ideale per il tiranno deve avere una stanza regale, ossia un appartamento con plausibilmente una camera che sia degna del principe, in questo caso la stanza regale corrisponde appunto alla camera picta che, come vedremo, Ludovico fa decorare ad Andrea Mantegna, ma deve esserci anche congiunto il tempio e il teatro, ossia due spazi che ritroviamo non certo casualmente all'interno del castello modificato secondo le intenzioni di Ludovico. In effetti fa costruire una cappella, fa allestire una cappella, la vedete qui nella controtorre di San Nicolò verso sud. E sappiamo dell'esistenza in funzione di anticamera della stanza regale di una grande sala che nell'ambito appunto del complesso gonzaghesco è stata utilizzata proprio per le prime rappresentazioni di corte, quindi una sorta di teatro.
La cappella di cui vi dicevo è quella che viene affidata alle cure di Luca Fancelli e di Andrea Mantegna a partire dal 1459. Sorgeva all'interno della controtorre appunto di San Nicolò. Uso il passato perché di fatto noi abbiamo una cappella modificata nel Cinquecento, quindi non conosciamo quella che è l'esatto allestimento quattrocentesco. Sappiamo che a Andrea Mantegna viene commissionata la grande pala rappresentante la morte della Vergine, che vedete qui, oggi suddivisa in due parti, la prima conservata al Museo del Prado, quella maggiore, e la minore invece nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara. Sullo sfondo di questa pala si può notare una vista, una veduta extraurbana. In realtà è quello che si poteva vedere dalle finestre orientali del castello stesso, vale a dire il ponte coperto di San Giorgio con il borgo murato e fortificato che presidiava il capo sulla terraferma. Vi lavora, come vi dicevo, tra il 59 e il 64 Andrea Mantegna, ma vi lavora anche Luca Fancelli che procura, ad esempio, i marmi per la Siligata, quindi procura marmi per il pavimento da Firenze e che fornisce un disegno di questa siligata, di questa pavimentazione al Marchese, un disegno che purtroppo non si è conservato. Ma dicevo ancora di questa camera regale, la cappella è il primo intervento che viene condotto su questo castello, un castello che Ludovico Gonzaga, scrivendo ad un funzionario di corte, dice di aver tratto zoso, cioè di aver quasi demolito, ironizzando, dice al funzionario: tu hai predetto mio padre che il castello sarebbe crollato, avevi indovinato, ma non avevi indovinato chi sarebbe stato l'artefice del crollo, cioè io. In realtà il castello non viene naturalmente demolito, ma vengono realizzate delle profonde modifiche agli ambienti interni, ad esempio la camera picta, ossia la stanza regale, per dirla con Alberti, viene modificata nella sua struttura, ossia viene demolita la volta crociera bartoliniana per essere sostituita da una volta, da una calotta di sfera che innalza il volume della stessa stanza di circa 1 metro. Vengono otturate le monofore tardo-medievali per essere sostituite con delle più moderne finestre rettangolari molto ampie che vengono decentrate rispetto alla posizione originaria e disposte agli angoli per offrire la miglior luce alle due pareti dipinte da Andrea Mantegna, che Andrea Mantegna appunto dipingerà a partire dal 1465, sulle quali lavorerà per ben 9 anni sino al 1474. Anche qui il binomio è quello di Luca Fancelli e di Mantegna. Mantegna per la parte pittorica, il Fancelli per la parte lapidea, nel senso per gli ornati lapidei. Sappiamo che procura in questo caso gli usci del castello, sì, i portali, e qui possiamo ritrovare in effetti tra i primi portali ionici. Naturalmente, forse i primi portali ionici a Mantova, in anticipo addirittura su quello del San Sebastiano, che è ancora di là da venire, quei portali ionici che l'Alberti, nel suo De re edificatoria, descrive in maniera un po' curiosa con le volute, lui dice, che assomigliano alle orecchie di un segugio, sono le volute appunto ioniche. Che cosa rappresenta questa camera? Nell'ambito del castello rappresenta la camera, il Sancta Sanctorum del principe, la sua camera da letto, la sua camera nella camera in cui può ricevere in intimità completa, in riservatezza completa, gli ospiti più illustri, sfoggiando queste decorazioni che, grazie alla lettura fatta da Rodolfo Signorini, si sono rivelate tutte dedicate ad un episodio particolare della vita di Ludovico, vale a dire gli episodi svoltisi entrambi nel 1 di gennaio 1462, quando Ludovico, lo vedete qui rappresentato sul suo scranno, riceve una lettera, la lettera di Bianca Maria Sforza, che lo prega in previsione dell'ormai prossima morte del marito, il duca Francesco Sforza, di vigilare sulla successione, di fare cioè in modo che il figlio Galeazzo Maria possa salire al trono senza ostacoli. Ludovico viene colto appunto dalla notizia che gli viene consegnata da un funzionario di corte,
mentre il resto della famiglia appunto marchionale, resta fissa appunto a farsi ritrarre da Mantegna. E il marchese parte, e qui abbiamo il soggetto della seconda parete, quella appunto occidentale. Il marchese parte alla volta di Milano e sulla strada per Milano, ed esattamente nella località di Bozzolo, quindi ancora nel marchesato mantovano, incontra i due figli, il neoeletto cardinale Francesco e il futuro marchese Federico I, ed entrambi sono di ritorno e di rientro da Milano, dove erano stati appunto a far visita al povero Francesco Sforza, ormai in agonia. Le altre due pareti, quindi quelle non illuminate dalle finestre, qui vedete una delle due finestre rettangolari, sono semplicemente fregiate da finte tappezzerie, finte tendaggi, quindi non presentano nessun tipo di decorazione per una finalità molto, molto pratica. Era l'angolo, quello che vedete raffigurato, in cui doveva collocarsi il letto con il baldacchino per rendere appunto più confortevole il sonno del principe, il letto di Ludovico secondo Gonzaga. Ancora oggi un gancio pende insieme ad altri secondari, in questo caso dalla volta, per reggere quello sparavero, ossia quel tendaggio che doveva creare l'alcova necessaria al sonno del principe. E qui vedete quei capitelli pensili che vengono probabilmente portati da Firenze, in quanto a lessico, in quanto a pietra, da Luca Fancelli, che effettivamente nel 1474 ha documentato con delle prede per i capitelli della Camera del Castello. E per Camera di Castello si intende la Camera per antonomasia, ossia la Camera Picta. Ma Ludovico si concentra non solo su quelli che sono gli spazi a lui riservati, quindi dopo la dieta di Mantova vediamo questo fervore d'opera che si fa sempre più intenso, tanto da interessare anche lo spazio esterno del castello, e più esattamente il cortile. In questo caso la funzione è quella di trasformare il cortile medievale e bartoliniano del castello di San Giorgio in un più moderno cortile d'onore. A lungo si è riflettuto e si sono fatte ipotesi sulla origine di questo cortile. Si è fatto anche il nome di Luciano Laurana. Luciano Laurana frequenta assiduamente la corte di Mantova fra il 63 e il 65. Sappiamo che nel 66 sarà stabilmente ad Urbino, e dal 68 sarà il responsabile unico del grande cantiere del Palazzo Ducale. E un po' per queste notizie, un po' per la somiglianza fra i due cortili, una somiglianza che non è poi tra l'altro troppo stringente, ma una somiglianza anche funzionale oltre che formale, si è pensato a lungo al ruolo di Laurana. In realtà, nel carteggio pubblicato dal professor Paolo Carpeggiani, relativo appunto all'attività di Luca Fancelli, sulla scorta anche di quanto già studiato da Vasice Vatovec, è emersa una lettera molto importante che attesta e attribuisce senza ombra di dubbio il cortile all'opera di Luca Fancelli, che ha fatto cavare il fondamento del cortile nel 1472 su un mirabile disegno di Andrea Mantegna, per fare un portico e un poggio, quindi un portico retto da colonne appunto da grandi ghiere rette da colonne all'antica, che sorregge un poggio che serviva come elemento di distribuzione esterno fra gli appartamenti, l'appartamento maschile e l'appartamento femminile del castello, secondo i precetti stessi dell'Alberti. Vedete l'assetto che aveva questo cortile sino al 1926, quando nel titolo ho accennato a costruzione e ricostruzione. Non ho solo fatto riferimento agli interventi che Gonzaga continuano ad operare sul castello, ma anche agli interventi che i restauratori appunto si prodigano ad effettuare per restituire, dopo una serie di modifiche molto spesso anche piuttosto distruttive, si prodigano per ridonare al castello e alle fabbriche gonzaghesche quello che è il loro antico splendore. Fra queste ricostruzioni non può mancare un accenno alla scala che ogni visitatore che voglia avvicinarsi alla Camera Picta, e quindi al piano nobile del castello, deve percorrere: la famosa scala equestre, una scala equestre che
È stata ricostruita sempre tra gli anni 20 e gli anni 30 da Clinio Cottafave, il soprintendente che ha trasformato quello che era il palazzo, l'ex Palazzo Reale in un museo, quindi con dei restauri integrativi. Ebbene, demolendo la scala austriaca, così la definisce lui, che vedete segnata in rosso in questa planimetria, scopre le tracce di una cordonata quattrocentesca e ricostruisce la scala equestre. Una scala equestre che però è puntualmente attestata anche dai documenti, in quanto nel 1493 l'ambasciatore turco viene ricevuto all'interno del castello, potendo salire al primo piano a cavallo e quindi sbarcando in prossimità della sala, viene poi accolto all'interno della camera picta dall'allora marchese Francesco II Gonzaga. E questa scala equestre ricorda, anche se in toni minori, quindi con anche dimensioni più contenute, la scala equestre che, ad esempio, sempre ad Urbino, serve ad unire il Mercatale con il Palazzo Ducale, opera in questo caso di Francesco Di Giorgio Martini. Ma esiste una fabbrica che nel corso dei secoli si è dimenticato, è stata dimenticata, che invece è riemersa proprio grazie alla lettura dei documenti, ed è quella della stalla, o per meglio dire della scuderia dei cavalli. Una scuderia alla quale lavora ancora una volta Luca Fancelli nel 1473. Si tratta appunto della stalla del Pra di Castello, vale a dire della stalla posta oltre il guasto, ossia quella spianata che viene probabilmente ricavata anche all'occasione e trasformata in piazza d'armi, in qualche modo a legare fra loro idealmente il castello con la corte vecchia, quindi le fabbriche ex Buonacorsiane. Si tratta e si trattava, per meglio dire, di un lungo corpo di fabbrica rettangolare con possibilmente una corsia centrale e delle poste laterali. Abbiamo notizie della costruzione di volte, quindi plausibilmente il tutto retto da colonne, ma l'edificio è stato trasformato in maniera piuttosto definitiva, anzi direi definitiva, nel corso del Cinquecento, quando Guglielmo Gonzaga trasforma l'edificio in una residenza per i funzionari di corte o in uffici per la corte. Qui vedete una stalla che può suggerire in qualche modo l'aspetto della stalla gonzaghesca, e la stalla del castello di Vigevano, quindi è una suggestione grossomodo coeva, ma non naturalmente coincidente con la fabbrica gonzaghesca. Ebbene, tante fabbriche e tanti lavori al castello sino al 1478, quando muore Ludovico II. Ludovico II muore lasciando dopo di sé Federico I. Federico I ha, dalle lettere, sembra l'intenzione di continuare l'opera del padre. Si parla di lavoro uno studiolo, plausibilmente all'interno stesso del castello, ma poi nel 1480 pare cambiare completamente rotta e dedicarsi a una fabbrica nuova, alla cosiddetta Domus Nova, affidandola al progetto di Luca Fancelli. È un'opera nella quale Fancelli può di fatto intervenire plausibilmente come architetto, quindi non semplicemente come lapicida o come sovrintendente del cantiere, ed è una grande costruzione che vedete fregiata da due torri che non presentano più le merlature cieche che invece erano caratteristiche ancora dell'architettura della seconda metà del 400, ad esempio nel palazzo gonzaghesco di Revere, ma esibisce delle panoramiche altane e un prospetto con un ordine architettonico probabilmente disegnato insieme alle finestre dal Mantegna, perché questo binomio Fancelli-Mantegna è documentato anche per la Domus Nova, in quanto Mantegna avrebbe fornito i disegni per le finestre poi passati uno scalpellino Pietro da Porlezza. Quello che vedete però è un assetto fortemente integrato e restaurato tra il 39 e il 42, quindi è una facciata che ha avuto delle integrazioni soprattutto per le parti ornamentali, e va detto che ancora una volta la fonte ispiratrice di questa fabbrica sembra essere proprio Urbino, in quanto il marchese si fa inviare delle planimetrie del Palazzo Ducale e anche i consigli di Federico da Montefeltro, che lo invita a demolire ogni preesistenza, perché le preesistenze erano in grado, e lui ne aveva, cioè, sapeva benissimo,
benissimo quali fossero i problemi, erano in grado di sovvertere qualsiasi buona intenzione. In effetti, il palazzo di Urbino è carico di irregolarità dovute proprio alle preesistenti che condizionano in maniera determinante l'assetto definitivo. Il grande complesso della Domus Nova era dotato di un giardino terrazzato. Sappiamo che tra l'81 e l'82 si lavora in maniera piuttosto decisa al terrazzamento del giardino, nell'83 viene piantumato, ma l'84 di fatto segna la fine di questa esperienza perché muore Federico I Gonzaga. Muore Federico I e questa fabbrica che poteva probabilmente o doveva configurarsi come una fabbrica quadrata con quattro ali a circoscrivere un cortile, forse dotato di una loggia al pari di quello di Urbino, rimane incompiuta. Rimane incompiuta, priva cioè dell'ala meridionale e con un'ala occidentale solo parzialmente definita. Qui vedete il fianco che doveva presentare la Domus Nova nel 1580 in un disegno di Bernardino Facciotto, ritrovato e riscoperto nel corpus di disegni che il professor Paolo Carpegiani ha portato alla luce, diciamo riportato a conoscenza dall'archivio di Stato di Torino, che mostra la merlatura cieca caratteristica delle fabbriche fancelliane, una merlatura cieca che forse era anche nel prospetto, associata però in questo caso all'ordine architettonico. Questa lettera rappresenta un importante documento, sempre relativo alla Domus Nova e sempre relativo a questi contatti piuttosto serrati che la corte mantovana intrattiene con la corte urbinate. Abbiamo visto come sia sotto Ludovico che sotto Federico ci sia questo fil rouge che lega le due corti. È una lettera scritta da Francesco Di Giorgio Martini che risponde ad una richiesta di Federico I Gonzaga, prima naturalmente che morisse, e riguardante a dei camini, al problema della fumosità dei camini, e dice di aver inviato insieme alla lettera un disegno di quello che aveva fatto ad Urbino, perché anche lì si erano avuti dei problemi legati alla fumosità dei camini che erano stati risolti con questo intervento. La morte improvvisa di Federico I e prematura apre però e quindi l'interruzione dei lavori a Domus Nova apre una nuova parentesi per il castello. Il successore di Federico, vale a dire Francesco II Gonzaga, marito di Isabella d'Este, decide di non proseguire il lavoro alla Domus Nova, ma di rientrare nuovamente in castello. E questa operazione però prevede nuove opere, nuove trasformazioni al manufatto sul quale già era intervenuto Ludovico. A partire da 1491 abbiamo notizie piuttosto puntuali relative a quelli che sono i due ambienti che fra tutti spiccano all'interno del maniero, vale a dire lo studiolo e la grotta di Isabella. Un piccolo studio che vedete nella sezione in alto e una grotta, ossia un ambiente più piccolo, più raccolto, nei quali Isabella vuole raccogliere dipinti, pezzi antichi, opere d'arte moderne per farne in qualche modo i propri studioli. Si è fatta l'ipotesi che questi in realtà siano stati già gli studioli di Ludovico e forse quelli sui quali Federico nel 78 aveva iniziato a lavorare, ma la trasformazione a questo punto con Isabella è integrale. Nel 91 abbiamo documentazione relativa all'impegno di un pittore, Luca Liombeni, che sta dipingendo un fregio con imprese e la decorazione all'interno degli armadi dello studiolo. Nel 94 Mantegna, ancora una volta, viene sollecitato e Mantegna sarà l'esecutore di due dei grandi quadri che appunto dovevano fregiare insieme alle opere di Perugino, di Correggio e di Lorenzo Costa lo studiolo. E nel 94 arrivano anche i pavimenti per lo studiolo, che sono in parte stornati dal camerino di Maiolica che Francesco II sta facendo realizzare in quello stesso periodo nella sua residenza di Marmirolo. Si tratta di casse dei quadretti di terra che provengono da Pesaro, in cui appunto le mattonelle sono fregiate con lo stemma gonzaghesco e con le imprese, alcune
una delle più importanti imprese gonzaghesche del tempo. Qui vedete il portale che probabilmente consentiva l'ingresso allo studiolo, un portale che oggi sta in Corte Vecchia, laddove, come vedremo, Isabella fa ricostruire i propri camerini in quello che viene definito l'appartamento vedovile. Questo è un portale che è attribuito a Gian Cristoforo Romano, che viene convocato da Milano nel 1497. La grotta, invece, è quest'altro ambiente più piccolo, più contenuto, che al pari dello studiolo è di fatto stato accorciato in maniera piuttosto drastica nel 1531, quando ormai privati di tutte le loro ornamentazioni con il trasferimento in Corte Vecchia, vengono ridotti da Giulio Romano a dei passetti o comunque a degli ambienti di servizio per la paleologa e per l'altana che Giulio Romano allestisce sulla controtorre di San Giorgio. La grotta era ornata da questa volta, che una volta d'asse, posta in opera nel 1507 e affidata a due legnaioli di gran fama, Antonio e Paolo Mola, che l'anno precedente stavano lavorando anche alle tarsie e linee che dovevano fregiare gli sportelli degli armadi della grotta, sull'esempio di quanto appunto d'Urbino Federico da Montefeltro aveva fatto nel proprio studio. Nel 1508 la grotta era finita e Isabella può godere di questi ambienti sino al 1519, quando decide, dopo la morte di Francesco II, di trasferirsi in un appartamento più comodo. Isabella si lamenterà sempre della scomodità del castello, un po' come aveva fatto Ludovico nel 57, lamenterà la difficoltà nel salire le scale, lamenterà l'assenza di giardini, lamenterà l'assenza di altane e di affacci panoramici. Per cui, morto Francesco II, decide di trasferirsi in Corte Vecchia, alle spalle, per così dire, della Magna Domus, e di allestire qui quei camerini tanto preziosi ai quali aveva fatto lavorare a partire dagli anni 90. Questo disegno, ritrovato sempre dal professor Carpegiani a Torino e raffigurante il cortile di Corte Vecchia, mostra in questa parte non del tutto finita e abbozzata, è un disegno del 1580, quelli che sono gli elementi essenziali dell'appartamento di Isabella. Un giardino che corrisponde all'attuale cortile d'onore di Palazzo Ducale, una loggia, la loggia delle città, fatta dipingere appunto con la rappresentazione delle città da Isabella, le stanze di Isabella e la grotta, appunto, ossia la camera che racchiude lo studiolo e la grotta, il passetto che ne mette in comunicazione oggi con il cosiddetto giardino segreto. I lavori cominciano nel 1519 e si protraggono fino al 1523, quindi sono lavori che durano circa 4 anni, nel momento in cui Federico II, il figlio di Isabella, decide di lasciare alla madre quelle che plausibilmente erano le sue stanze in Corte Vecchia per appunto fare un favore all'anziana madre, con la quale peraltro non andava molto d'accordo. Qui vedete una planimetria del palazzo ducale, per esattezza appunto della porzione di Corte Vecchia, con segnato in rosa l'appartamento di Isabella. Quindi abbiamo visto nell'immagine precedente il giardino, la loggia e con questo rosa più carico la grotta, in qualche modo l'appartamento segreto costituito da studiolo e grotta all'interno della stessa camera. Ma se guardiamo bene nel dettaglio, scorgiamo in realtà un assetto nel 1773 assai problematico, vale a dire un assetto fortemente compromesso da una serie di modifiche avvenute nel corso del tempo. E in effetti quelli che oggi sono questi camerini di Isabella, di cui qui vedete due fotografie dello studiolo, che rappresentano uno dei punti di maggiore interesse per il visitatore di Palazzo Ducale, va detto che sono frutto di una ricostruzione del 1925 voluta da quel Cottafavi che abbiamo visto già impegnato all'interno del castello.
In effetti i camerini vengono sicuramente trasferiti in questa posizione, ma poi Carlo I di Nevers li trasferisce nuovamente in quella Domus Nova rimasta interrotta con Federico I, con la morte di Federico I. Nel 1925 si decide però di ricostituirli qui, perché nel castello non era più possibile farlo, in quanto la scala di Giulio Romano aveva, le scale di Giulio Romano avevano decurtato in maniera troppo radicale gli spazi a disposizione e si decide di, sulla base di tracce archeologiche ritrovate sui muri, di ripristinarle in questa posizione, nell'appartamento vedovile. Ma è un'operazione piuttosto forzata che ottiene come risultato una serie di polemiche sulle quali non voglio naturalmente dilungarmi, ma il risultato in qualche modo incerto lo denuncia lo stesso Cotafabi, che dice che le tele che erano finite nel frattempo al Louvre, per l'esattezza erano finite nelle collezioni del cardinale Richelieu nel 1627, non sarebbero potute entrare perché c'era qualcosa che non funzionava nella ricostruzione, nelle dimensioni degli spazi. Qui vedete appunto le tele che fregiavano lo studiolo di Isabella, Lorenzo Costa, Perugino, Andrea Mantegna e il Correggio, oggi appunto tutte al Louvre, e qui vedete lo studiolo come si presenta, l'immagine precedente con le tele ricollocate era un artificio grafico, in realtà non esistono nemmeno delle riproduzioni delle tele originariamente qui disposte, esistono però questo soffitto che pare essere in realtà un soffitto di recupero, quindi non nato per lo studiolo, compaiono le mostre marmoree delle porte che sono in parte il frutto dei recuperi attuati dal Castello di San Giorgio ed in parte come questa che è la porta che conduce alla grotta attribuita in invece al cantiere appunto del 20-23 e allo scalpello di Tullio Lombardo. All'interno invece della grotta, Cotafavi decise di riportare e di ricollocare quel portale che appunto è stato attribuito a Gian Cristoforo Romano e che costituiva nel castello l'accesso allo studiolo. Quindi una vicenda piuttosto intricata. E qui siamo nella grotta. La riconosciamo dal portale appunto marmoreo e da questa volta che invece presenta caratteri isabelliani, che forse è una delle poche cose che tornò al suo posto in maniera piuttosto regolare. Lo stesso Cotafabi disse che si adattò benissimo allo spazio che aveva a disposizione. Qui vedete quattro invece delle sei superstite tarsie, anche in questo caso modificate, attribuite ai fratelli Mole, quindi al primo allestimento in castello. Questa operazione è piuttosto invasiva, ma molto suggestiva e non senza polemiche, è stata ripetuta anche per quanto riguarda il giardino segreto. Qui forse con minori problemi perché si è trattato di demolire l'appartamento cosiddetto dell'alcova che era stato costruito nel corso dell'Ottocento all'interno di quello che doveva essere invece il giardino di Isabella d'Este, una sorta di hortus conclusus definito da un peristilio elegantissimo di ordine ionico, attribuito a Battista Covo in prima battuta e poi invece a Tullio Lombardo proprio per la raffinatezza dell'ordine e risalente al 1522. Lo vediamo così come si presenta oggi, all'epoca aveva solo una loggia, quella orientale, quella occidentale che vedete nell'immagine a destra è stata aggiunta per simmetria fra il 1581 ed il 1586. Ebbene, questi camerini, lo studiolo, la grotta e il giardino segreto erano e sono preceduti da questa grande camera o anticamera che viene fregiata, è stata dipinta nel 1522 dal pittore Lorenzo Leombruno e sulla quale di fatto non si è intervenuto in maniera tanto invasiva quanto invece si è fatto negli ambienti successivi. Un Leombruno che era stato inviato nel 1521 a Roma per aggiornarsi al gusto romano e al gusto delle grottesche che erano state riscoperte proprio nel padiglione della Domus Aurea al Colle Oppio e che ritorna e che compie questo diciamo, e che realizza questa decorazione. Una decorazione la cui bellezza in qualche modo è destinata
forse a tramontare rapidamente, in quanto nel 1524, nell'ottobre per l'esattezza, approderà a Mantova quel Giulio Romano che metterà nell'ombra Leonbruno e tutti gli artefici che fino a quel momento avevano lavorato per i Gonzaga. Il trasferimento di Isabella in Corte Vecchia, vi dicevo, avviene nelle camere di Federico II Gonzaga, il quale a questo punto deve trasferirsi. Quindi capite che il castello e Corte Vecchia sono fabbriche sulle quali tutti intervengono e che vedono continue trasformazioni. E appunto Federico decide di trasferirsi nuovamente nel maniero bartoliniano. Ma aggiungendo quelli che sono nuovi ambienti, quindi negli stessi anni in cui si lavora all'appartamento di vedovile di Isabella, si lavora anche a un aggiornamento delle stanze del castello e a nuove camere a ridosso, plausibilmente, della cosiddetta Rocchetta di San Nicolò che vedete in questo disegno del 1786 che io ho marcato in rosa. Vengono costruite, lo sappiamo, sotto la supervisione di Gerolamo Arcari che precede l'arrivo di Giulio Romano come prefetto delle fabbriche, vengono realizzati dei camerini, viene realizzato tra l'altro un piccolo quartiere termale costituito da un bagno, da delle caldere e da una stuetta, di cui però non conosciamo di fatto l'ubicazione, ma che sappiamo era rifornito di acqua appunto dal pozzo del castello di San Giorgio. E si lavora ancora una volta alle scuderie. Per l'esattezza, per quanto riguarda le scuderie, si lavora la loro ornamentazione, la loro decorazione pittorica, vengono adornate, tanto che la stalla fancelliana appare, e lo dicono le lettere, allegra che tutta ride. Federico si avvale di una serie di consulenti, di umanisti di corte, come Baldassare Castiglione, Paolo Giovio e Maria Quicola, per quanto riguarda la concezione dell'apparato ornamentale. Un apparato ornamentale che in questa fase sopravvive solamente in piccole porzioni. Qui vedete un fregio che è stato strappato dal sottotetto della cosiddetta appunto Rocchetta di San Nicolò e qui vedete invece il Monte Olimpo Federiciano in acqua circondato da un labirinto ritrovato sotto le ornamentazioni giuliesche dell'appartamento di Troia. Questo ambiente che è fuori dai percorsi di visita a ridosso della Rocchetta di San Nicolò, rappresenta un po' un enigma, ve lo faccio vedere perché ha questa particolare volta ottagona e potrebbe essere forse uno di quegli ambienti termali o forse più prosaicamente una cucina legata all'appartamento. Ebbene, la stanza più significativa, anche questa non inserita attualmente nei percorsi di visita, è quella che vedete rappresentata in questa planimetria che mostra la situazione del palazzo a 1540, qui siamo ancora qualche anno prima, siamo appunto fra il 19 e il 23, è la stanza dello Zodiaco, la camera dello Zodiaco, le cui pareti sono integralmente dipinte da Lorenzo Leonbruno con paesaggi, con i segni zodiacali e con questo Ercole vittorioso che ha le fattezze di Federico, probabilmente nel momento in cui viene eletto capitano generale della Chiesa. Dopo il 1521. Questo appartamento di transizione allestito fra il 19 e il 23, che occorre ricercare nelle parti del palazzo non visitabili o nelle pieghe del palazzo, lascia ben presto il posto a quelle che sono le fabbriche che Federico II decide di commissionare a Giulio Romano. In effetti l'arrivo di Giulio a Mantova nell'ottobre del 24 rappresenta una vera e propria rivoluzione. E Federico si avvale dell'artista, dell'architetto e pittore, innanzitutto per la costruzione del Palazzo Te, ma lo impiega anche nell'ambito del Palazzo Ducale a partire dal 1531, quando si sposa con Margherita Paleologo. Una delle prime opere che possiamo attribuire a Giulio Romano è un'opera di carattere prettamente funzionale, legata proprio all'arrivo del corteo nuziale, un corteo nuziale che era partito da Casale Monferrato e che in Bucintoro aveva percorso il Po e il Mincio. Prima di giungere a Mantova, però, Federico II si vuole accertare di avere una degna
un degno sbarco, ecco, nei pressi del castello, rifiuta la proposta di un pontile ligneo e Giulio Romano gli offre una soluzione rapida e poco costosa, quella cioè di convertire una beccaria, cioè un macello che si trovava sul ponte di San Giorgio, addossato al ponte di San Giorgio, che corrisponde plausibilmente a questo fabbricato. Questo è il dettaglio appunto della morte della Vergine di Mantegna, che quindi ci torna utile per comprendere anche questo intervento architettonico. Questa beccheria viene trasformata in una sorta di hangar per ricovero, darsena coperta, per meglio dire, per il ricovero del Bucintoro. Lo vediamo in quest'altro dipinto, Domenico Fetti, La Madonna col Bambino, i Santi Anselmo e Carlo Borromeo del Museo di Cesano, con delle scale realizzate da Giulio Romano, è possibile sbarcare dal Bucintoro, coperto, in questo ambiente coperto, e raggiungere il ponte di San Giorgio, che come vedete era un ponte coperto. Viene stabilito quindi con degli espedienti piuttosto semplici, dei panni azzurrini, dei festoni di frutta e di verdura, di addobbare per l'arrivo solenne degli sposi il ponte di San Giorgio e quindi di accompagnare con un corteo di carrozze disposte lungo il ponte l'ingresso dei due sposi in Palazzo Ducale. E l'ingresso degli sposi avviene in un'altra architettura della quale abbiamo già ripetutamente parlato, vale a dire da quella rocchetta di San Nicolò, che abbiamo detto già dall'inizio costituiva l'accesso al palazzo, ma anche alla città di Mantova. Qui vediamo la impronta del ponte levatoio Carraio e quello appunto del ponte levatoio pedonale, i livelli sono cambiati, quindi appaiono parzialmente interrati. Sono i due ingressi della città, e vedete in questa posizione degli affreschi, dei dipinti con un ordine gigante dorico, con invece delle ghiere, una grande ghiera d'arco realizzata con bugne rustiche che piegano una cornice che sembra spezzarsi sotto la forza, sotto la spinta appunto dell'estroflessione dell'arco. Sono probabilmente le decorazioni che Giulio Romano realizza nel 1531 per l'ingresso di Federico e della consorte. Oggi non sono di fatto visibili, come non sono visibili le decorazioni della parte superiore della rocchetta, che sono riconoscibili nei sottotetti dell'appartamento di Guglielmo, che si è addossato e ha occupato parte della rocchetta stessa. Per cui la vedete oggi, la porta è sotto una grande arcata che fa parte, che è costituita, costituisce le sottostrutture dell'appartamento guglielmino che si addossa a partire dal 1549. Nel sottotetto della cosiddetta Camera dei Marchesi di Guglielmo Gonzaga, vediamo la facciata, la parte alta della facciata della Rocchetta del San Nicolò, con le tracce molto ben conservate delle decorazioni eseguite probabilmente dall'equipe di Giulio Romano per l'ingresso di Federico e di Margherita. Ma naturalmente non bastano questi affreschi, non basta l'approdo per rendere felice la sposa, e Federico decide di costruire una palazzina, ma lo fa strategicamente nell'ambito del castello, al di fuori del castello stesso, quasi a voler allontanare da sé la sposa. Lei costruisce, la fa costruire da Giulio Romano su quel rivellino in fregio alla controtorre di San Giorgio, e qui lo vediamo raffigurato in una tela di Francesco Borgani, un dettaglio che mostra appunto il Palazzo Ducale, e la paleologa si configura come una palazzina su un alto basamento munita di uno straordinario giardino pensile che appunto costituisce una sorta di terrazza verde sul lago e sul ponte stesso di San Giorgio. Un appartamento molto moderno, quindi che non ha nulla a che vedere con le angustie del castello, raggiungibile attraverso un passetto ricavato nella grotta o ex grotta di Isabella, attraverso un'anticamera, quello che probabilmente è un salotto, che poi smista una serie di camerine, una cappella, una camera verso oriente, quindi probabilmente una camera da letto, e una grande sala, loggia affacciata sul giardino pensile.
Questo edificio, che è stato demolito sciaguratamente fra il 1898 e il 99, possedeva modernamente quelli che erano dei mezzanini, naturalmente necessari ai guardaroba di Margherita Paleologo, e un piano terreno nel quale dovevano esserci la cucina, la cantina, forse il tinello per la servitù, cioè tutti gli spazi funzionali e necessari alla vita di questa sorta di villino addossato al castello. Dico addossato perché naturalmente abbiamo visto esisteva questo passaggio attraverso la grotta, e questa è la lettera che nel 1531 Giulio Servo, servo di Federico, scrive appunto al Duca dicendo che la via di andare alla Fabbrica Nova a me parerebbe di farla di scoperta, quindi propone un cavaliere scoperto, munito di gelosie o di pareti che servono a schermare ad occhi indiscreti il passaggio, ma non coperto per non andare a ostruire completamente la facciata del castello. Federico, che fa e vuol fare di testa sua, boccia l'idea di Giulio Romano e ordina che venga fatto coperto, e qui vedete in questo dettaglio il cavaliere su due livelli voluto da Federico. Ma Federico, dopo aver costruito e fatto costruire la paleologa e aver fatto allestire e decorare gli esterni della palazzina, decide di rinnovare anche le proprie camere. Quindi non si accontenta di quell'appartamento realizzato fra il 19 e il 23, ma gli addossa delle nuove costruzioni, che sono quelle che vedete qui segnate in rosso e che costituiscono la parte totalmente ex novo del cosiddetto appartamento di Troia. Quindi il vecchio appartamento viene integralmente ridecorato, le parti nuove vengono decorate sempre dall'equipe di Giulio Romano, e tutto questo inizia nel 1536 e durerà sino al 1538. Nel giugno del 36 Giulio è impegnato ed ha serie difficoltà nel fondare sopra la fossa della Rocchetta di San Nicolò di fondare il pilone che serve a reggere il secondo giardino pensile che Giulio pensa per la corte mantovana, il cosiddetto giardino dei cani, oggi cortile dei cani, in quanto racchiuso successivamente, come vedete da questa schematica planimetria, dalle fabbriche guglielmine che si addossano alle fabbriche federiciane. Sappiamo da Vasari, Vasari descrive nella vita di Giulio anche queste camere di castello volute da Federico, e cita due scale a lumaca di cui vedete le tracce. Non sappiamo se entrambe costruite da Giulio, una sicuramente sì, l'altra è di incerta attribuzione, ma queste due scale conducevano al giardino da basso e al giardino grande, vale a dire i due giardini che insieme a quello pensile costituivano il corredo, la corona verde, attorno all'appartamento di Troia voluto da Federico. Qui lo vedete meglio nella planimetria come si articola l'appartamento di castello esteso fra parte femminile e parte maschile, quindi la paleologa che comunica con il vecchio maniero che viene anch'esso in parte aggiornato nelle decorazioni, e la porzione invece della Rocchetta di San Nicolò con l'appartamento di Troia nuovamente voluto da Federico. E l'appartamento, che ha una parte preesistente e una parte nuova, è distribuito secondo uno schema anche questo molto moderno per l'epoca, vale a dire è una camera, la camera delle teste, che funge da filtro fra le due sale, la sala 1, vedete, o camera dei cavalli o sala dei cavalli, che presumibilmente è una sala più calda per l'inverno, la sala 7, ossia sala di Troia, una sala più fresca, entrambe affacciate sul giardino da basso, che è quello che vedete qui appunto in basso nella diapositiva, e poi la grande loggia che si connette alla sala di Troia ed affaccia sul giardino grande. La camera delle teste funge anche da anticamera, quelli che sono gli spazi più riservati dell'appartamento, indicati con il 3 e il 4, vale a dire il gabinetto dei Cesari e la camera dei Falconi, lo studiolo e la camera da letto. Non so in quale sequenza legge, ma plausibilmente si tratta degli spazi più intimi riservati al Duca.
Questo è, ma vado veloce per non essere troppo prolisso, qualche immagine relativa al gabinetto dei Cesare che viene fregiato dai ritratti degli 11 imperatori eseguiti da Tiziano. Questo è l'autografo con cui Tiziano accompagna l'invio del primo di questi ritratti al Duca e chiede poi naturalmente se può proseguire il lavoro. Mentre qui vedete un disegno di Ippolito Andreasi, uno di quei disegni realizzati tra il 1567 e il 1568, per Jacopo Strada, l'antiquario mantovano che si era trasferito ed era diventato appunto architetto di corte presso gli Asburgo, che mostra come doveva essere l'assetto della porzione bassa del camerino e che documenta quindi la boiserie, la costruzione in legno che incorniciava le tele di Giulio, raffigurando alcuni episodi della vita degli imperatori e gli imperatori a cavallo o soldati a cavallo. Questa è la sala di Troia, su cartoni di Giulio, dipinta dagli allievi, quindi vedete un tripudio, di colori, questa sorta di realtà immersiva nella quale, Giulio, sprofonda, letteralmente i visitatori e lo stesso principe che si trova circondato dalle figure legate alla storia, omerica dell'assedio. E qui vedete, il cosiddetto, cortile dei cani, cioè l'ex giardino dei cani, giardino pensile, prima e dopo i restauri realizzati nel 1926 dall'ingegnere, da Clinio Cottafavi e dall'ingegnere Luigi Marson. Vedete che il terrazzamento era completamente perduto, era stato demolito nel corso dei secoli per diventare di fatto un cavedio. Si è provveduto quindi non a ripristinare le volte giuliesche, ma a costruire un solaio cementizio sul quale poggiare nuovamente il piano del giardino. Si notano naturalmente le fabbriche aggiunte a posteriore in età guglielmina, si nota anche la linea di sopraelevazione dell'appartamento di Troia che doveva essere costituito dal piano nobile e dal solo mezzanino. E nel mezzanino, anche questo percorrendo gli spazi oggi proibiti dei mezzanini, si scoprono delle cose piuttosto interessanti, vale a dire gli ambienti di servizio che Giulio prevede per l'appartamento di Federico, quelle tre camere di basso solaro che erano destinate al guardaroba e alla servitù, raggiungibili con una scala che è andata perduta e è stata modificata nel corso del tempo. E munita di questa loggetta serliana che io qui ho provato a ricostruire in questa mia, diciamo, ricostruzione un po' naif, in cui vedete l'aspetto che doveva avere l'appartamento di Troia col suo giardino pensile sul basamento e con accanto la rocchetta di San Nicolò, con le due logge a serliana, quella appunto dei cani e quella invece che vedete nell'immagine sopra dall'interno, alla quota dei mezzanini, e accanto le mura merlate della città. E qui ci avviamo alla conclusione, parlando dell'ultimo tassello che Federico vuole aggiungere al suo appartamento. Vi dicevo che i lavori terminano nel 38, ma già nel marzo del 38 Federico reclama degli sbadilatori, vale a dire degli sterratori che dovevano cominciare a fare gli scavi delle fondazioni di una nuova palazzina, quella della Rustica, che aveva ordinato di costruire sempre sul progetto di Giulio in capo al Giardino Grande, quindi in fondo al giardino di fronte praticamente alla loggia dei marmi di Giulio Romano. Vi sono delle difficoltà piuttosto consistenti nella fondazione di questa porzione delle fabbriche giuliesche, in quanto l'acqua affiorante, siamo proprio in prossimità, a ridosso del lago, crea una serie di problemi. Quindi vengono chiamati per procedere alle fondazioni, per cominciare a costruire le volte, i piloni, le volte, forse della loggia, forse della facciata della palazzina della Rustica, vengono convocate delle maestranze specializzate in lavori in condizioni difficili, vale a dire quelle impegnate a quel tempo nella costruzione della cittadella di Mantova sotto la direzione di Carlo Nuvoloni. Riescono almeno in parte nell'impresa, ma l'impresa conosce
subito dopo un altro ostacolo, delle difficoltà nel fondare il corridore verso la muraglia. Quindi si prevede la costruzione della rustica, ma anche quella di un corridore che la connetta all'appartamento di Troia. Ma nel fondare questo corridore verso la muraglia è da intendersi come le mura urbiche della città verso il lago, nel fare questa operazione ci sono delle serie di difficoltà. Le lettere, e qui non sto a farla lunga, parlano a questo punto di un'altra possibilità, quella di costruire un corridore sul fianco opposto del Giardino Grande, quindi di ovviare alle difficoltà incontrate verso il lago, spostando il corridore dall'altra parte. Ma nel 39 Federico sembra non essersi ancora deciso e scrive a Giulio Romano di non essersi risolto da qual banda volemo si faccia il corredore ed usa il termine corredore al singolare, quindi sembra non essere prevista la soluzione che Giulio Romano invece gli proporrà da lì a poco tempo, perché il 17 aprile Giulio Romano dice, e queste contestuali parole, di aver previsto un disegno del compartito, secondo l'animo di Vostra Eccellenza, con un corridore verso Messer Grossino, quindi un corridore verso Corte Vecchia, e un altro corridore di scoperto sopra la grossezza della muraglia verso il lago. Come mai Giulio è riuscito a questo punto a risolvere la questione? Probabilmente la soluzione sta nel termine di scoperto, ossia un corridore molto più leggero, un corridore traforato, un corridore che possiede a parità di volume un peso molto minore rispetto a quello coperto o cieco dall'altra parte, quindi in grado di poter essere retto dalle strutture fondali difficilmente eseguibili in prossimità dell'acqua. Siamo nell'aprile del 39, Federico morirà nell'agosto del 1540, la fabbrica si interrompe improvvisamente, si termina la palazzina della Rustica che vedete nell'immagine qui a destra, ma non si termina la decorazione né quella che è la costruzione di questi due corridoi, lunghi corridoi, il discoperto e il coperto. Due corridoi che dovevano fare di queste, che hanno fatto in qualche modo, anche se a posteriori, di questa porzione del palazzo una sorta di rivisitazione giuliesca del Belvedere romano, anche perché la palazzina della Rustica viene descritta proprio come un casino o un belvedere verso il lago e verso appunto la sponda opposta, quella di San Giorgio. Ma qui io mi fermerei perché altrimenti rischio di sconfinare dopo la morte di Federico in quelle che sono le competenze del suo successore e quindi vi saluto. Grazie.